La puntata di oggi di Uomini e Donne è stata dominata dallo show di Gemma Galgani. Il video della sua esterna con Fabio ha scioccato tutti, il pubblico in studio, Maria e soprattutto Tina Cipollari. L'opinionista ha criticato gli atteggiamenti provocanti della dama e si è scagliata contro di lei. Dopo lo scontro, il pubblico ha assistito alla crisi di Sabrina a causa di Gabriele e alle lacrime di Martina De Ioannon. Prima di mostrare il video dell'esterna, Maria De Filippi ha avvertito che sarebbe stato forte. Le immagini hanno mostrato Gemma Galgani che seduceva senza freni Fabio, togliendosi le scarpe e le calze e bendandogli gli occhi con una calza. Hanno persino usato cioccolata e panna per baciarsi appassionatamente. Le reazioni in studio sono state clamorose, con Tina Cipollari che si è detta sconvolta per il comportamento della Galgani. Dopo lo show di Gemma, la puntata si è concentrata sulla crisi di Sabrina per la fine della frequentazione con Gabriele. Tina Cipollari ha consigliato a Sabrina di aspettare prima di uscire con altri uomini, mentre Maria De Filippi ha difeso la dama. Martina De Ioannon si è lasciata andare alle lacrime per essere stata ignorata da Gianmarco. In conclusione, la puntata di Uomini e Donne è stata ricca di emozioni e colpi di scena. Con Gemma Galgani al centro dell'attenzione per il suo show provocatorio e le lacrime di Sabrina e Martina che hanno commosso il pubblico. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulle vicende dei...